In diretta da Casa Sanremo nello spazio Book Sprint Edizioni siamo con Serena Chanot. Ciao Serena, benvenuta. Ciao Manuela. La vita è un'altalena di emozioni e tu sicuramente lo sai bene perché è cominciato molto, molto, molto presto, insomma. Perché dovete sapere che la nostra Serena, eh, oltre al fatto che arriva da Messina, per cui arriva sì. dalla Sicilia, che per me è una delle regioni <ride> più belle d'Italia, ha fatto un lunghissimo viaggio per arrivare fin qui. e, mh, e Soprattutto ha iniziato molto presto perché lei è molto giovane, ha 29 anni, dico sì. bene. 29 anni ed hai già un bimbo di quasi 8 anni, quest'anno fa -8, 8 anni. E quando in realtà è arrivato il tuo bimbo tu già hai vissuto tantissime esperienze perché diciamo forse sei diventata grande presto. Hai iniziato anche a lavorare molto presto? Sì, ho iniziato a 13 anni a lavorare, lavoravo nel locale di, della mia famiglia, di mio padre, di mio padre, lavorava anche mia sorella con noi e mh, prettamente lavoravamo la sera, quindi ho iniziato a fare la cameriera che ero piccolissima, appunto avevo 13 anni. E, e da lì eh, ho cominciato comunque a non avere più grandissimi rapporti con i ragazzini della mia età, non mi ci trovavo più fondamentalmente. Certo. E, e quindi frequentavo gente un pochino più grande di me. E queste frequentazioni un po' più grandi mi hanno portato anche eh, a fare qualche sbaglio, uscire la sera eh, dopo il locale, andare a ballare, bere, fare, fare diciamo, cose da ragazza ribelle ma troppo piccola per farlo fondamentalmente e, e infatti poi nel secondo superiore mi sono anche ritirata da scuola proprio perché non riuscivo a, con, a far coincidere l'andare al lavoro la sera e andare la mattina comunque anche a scuola. E, questa è una cosa che mi rimprovero perché comunque ero davvero molto brava e mi piaceva tanto l'italiano e scrivere tantissimi temi e quindi poi diciamo eh. che me ne sono pentita solo di questo hai rimediato però ho rimediato, <ride> sì, sì, ho rimediato così infatti e poi da lì insomma le tue esperienze di giovanissime potremmo dire giovane donna ma in realtà eri veramente una ragazzina ma forse nella mente eri già piuttosto cresciuta anche perché arrivano i primi amori sì arrivano i primi amori conosco proprio nel mio locale un ragazzo eh, più grande di me di sei anni che fondamentalmente non aveva diciamo, tutto eh, questo reciproco amore nei miei riguardi, eh, però piano piano ci siamo avvicinati, eh, avvicinandoci la sera quando finivo di lavorare stavamo insieme. E, um, e questa cosa è durata per un anno e mezzo. Io non sapevo che nel frattempo lui avesse una, diciamo, una fidanzata ufficiale. Io ero la fidanzata ufficiosa. E Anche se in realtà la cosa strana è che si riusciva a tenere le due relazioni, mi hai raccontato tu prima perché lei praticamente che era un po' più grande stava a casa, per cui sì. mi verrebbe quasi da pensare che quella ufficiale eri tu <ride> però <ride> Vabbè, praticamente, <questo>. sì. <ride> praticamente sì però fondamentalmente mi ero resa conto poi dopo un anno e mezzo, ahimè, eh, che comunque quella persona dall'altra parte esisteva e quindi diciamo che mi sono sentita un ripiego una ruota di scorta quindi non l'ho presa benissimo ah, e eh, ho troncato subito, praticamente subito no, dopo un anno e mezzo ma ho troncato e da lì ho cominciato a farmi la mia vita, pensavo fondamentalmente, fondamentalmente solo al lavoro, non mi interessavano amori, non mi interessava il genere maschile proprio. Però poi insomma la vita va avanti per cui lavoro, 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 sì, prima o la poi qualcuno ti bussa alla porta. Sì, sì. <ride> e, dopo mh, appena compiuti 18 anni mio padre decise di eh, regalarmi un mio di locale e dopo qualche tempo un, un ragazzo ebbe un negozio vicino il mio e diventammo subito amici, diciamo, e dall'amicizia poi nacque in realtà l'amore. Infatti, dall'amore poi nacque il vero amore che fu il nostro figlio. E questa è la cosa più bella: assolutamente sì. Arrivato assolutamente in giovane età, però sì. voluto. Per cui voglio dire: magari non hai mai sofferto il fatto che fosse arrivato quando eri molto giovane, perché del resto tu avevi cominciato tante esperienze di vita. Ancora prima, per cui voglio dire sì, questa... Diciamo che mi sentivo un pochettino arrivata a un certo punto e quindi non sapendo che fare ho deciso di. no, scherziamo, e, ho fatto, sono stata molto contenta di farmi una famiglia così giovane, di rendermi eh, partecipe, rendere partecipe mio figlio anche della mia giovane età. Diciamo che con lui siamo, siamo amici, ma siamo anche mamma e figlio. Diciamo che gli do il bastone e la carota un pochino. Eh, ah, beh, bene. No, voglio dire dire. Di sì. uh, in realtà oltre, perché tra l'altro nel libro raccontiamo proprio un po' tutto questo Perché parliamo proprio della nostra Serena um, Oltre a questi avvenimenti amorosi, all'arrivo meraviglioso di un figlio Ci sono anche delle sofferenze Forse anche queste dettano un po' lo scandire di tutto quello che accade nella tua vita Tante scelte, tante cose fatte ci sono delle sofferenze perché tra l'altro c'è stata una perdita importante, non solo una in realtà. Sì, non solo una perché diciamo che le mie sofferenze iniziano uh, dopo in un incidente che ebbe mia nonna, fu investita da un motorino sotto casa mentre faceva una passeggiata e questo lo racconto. E, mh, praticamente succede che mh, suo figlio, il fratello di mia mamma, eh, forse non intende. in realtà penso che ci voglia tanto coraggio per suicidarsi perché ci vuole del coraggio. Io, forse, non ce l'ho questo coraggio. E lui, dato, data la sofferenza che aveva, forse nel vedere sua madre in quella situazione, si suicidò, si buttò sotto un treno, e qui, diciamo, che iniziarono un po' di drammi familiari e eh, che fondamentalmente uno cerca sempre la mattina di alzarsi col sorriso ma il cuore sì, sì. ce l'hai sempre spaccato. E dopo qualche anno mio padre si ammalò, mio padre è un uomo fortissimo, giovanissimo, aveva 52 anni, e lavorava con noi, era un, un padre ammirevole e perfetto per me. E penso che tutti al mondo avrebbero voluto un padre come il mio perché oltre che essere un padre per me era anche un amico, diciamo che eh, raccontavo tutto a mio padre, anche cose che una figlia non dovrebbe raccontare a un padre, ma io lo facevo. Però purtroppo si ammalò e ce ne siamo accorti troppo tardi, eh, aveva un tumore al fegato e quindi abbiamo passato diciamo, sei mesi della nostra vita tra ospedali, casa. Finché, ahimè, dolorosamente nella sua sofferenza si è, si è spento. E tanti dolori, ma poi alla fine arriverà anche la gioia dell'amore, perché <ride> mh, oggi tu, comunque, vivi una storia d'amore importante. Sì, che è quella del mio <ride> primo amore che mi fece tanto soffrire. Ah, proprio lui, no! <ride> <ride> proprio lui. Sì, e adesso stiamo insieme da quattro anni praticamente. E per mio figlio è un amico il suo papà c'è, esiste cerchiamo di andare tutti d'amore anzi cerco di fare andare un po' tutti d'amore e d'accordo però sono felice perché ho ritrovato una persona che secondo me fondamentalmente non ho mai perso perché magari uno anche nell'amicizia si si rincontra dopo tantissimi anni e non c'è più quell'affinità e invece con lui non è cambiato nulla anzi dopo dieci anni Anzi, era un amore che era stato forse troncato. Troncato, sì. Proprio per delle motivazioni esterne, per cui in realtà questo amore non era poi andato crescendo, non era maturato, no. per cui era lì, era rimasto fermo. Sì, e per me tra l'altro non era mai finito. Eh, a volte dico purtroppo, ma oggi dico per fortuna perché finalmente ci siamo ritrovati. E allora chissà come andrà a finire la storia della nostra serena, chissà tra qualche anno se ci rincontreremo. Sì, e infatti concludo il mio libro dicendo che più avanti forse vi, sta, vi farò sapere come sto dondolando sulla mia altalena della vita. E allora intanto che aspettiamo proprio di scoprire l'altalena della tua vita, dove ti porterà? Anche perché immagino che tu, voglio dire, sei comunque giovanissima, per cui hai intrapreso anche un nuovo lavoro che ti piace molto. Sì. Eh, penso che tu voglia insomma, pensare anche a questo, a crearti proprio una carriera magari in questo senso. Sì, vorrei tornare ad essere io a dirigere l'orchestra praticamente e non essere l'impiegata che a volte mi piace ma a volte non mi dimentico di essere quella che era padrona della sua vita e del suo lavoro e quindi spero che in futuro possa ricominciare. E il tuo piccolo invece che cosa ti dice? Soprattutto a chi è dedicato il libro? Eh, allora, il libro è dedicato a, um, anche a mio figlio, e mio figlio, mio figlio, per me, è un amico e anche eh, diciamo un fidanzato che, <ride> che mi rimprovera su come esco, con chi esco. E... <ride> questo questo. e ripensando a tuo padre, oggi sarebbe felice, sì. Penso che sia felicissimo, sarebbe molto, sarebbe orgoglioso. molto orgoglioso di me. Chi ti ha spinto a pubblicare il libro? Perché I miei tu è... colleghi di lavoro e il mio compagno. E tua sorella che è molto fiera di te, sì. altrettanto ed è venuta <ride> fin qui con te, ti ha accompagnato con tenacia e determinazione, vai si fa. Sì. <ride> per cui grazie e con altrettanta tenacia e determinazione ti auguro di continuare ogni tuo percorso di vita e l'ambizione che hai. Grazie a te. Serena Chanot, la vita è un'altalena di emozioni.